E intanto i fermati sono agli arresti domiciliari, vediamo il servizio di Matteo Parlato. Ha deciso gli arresti domiciliari per tutti e quattro. Arresti domiciliari per i quattro fermati dopo gli scontri di sabato scorso. La notizia arriva nel tardo pomeriggio, ma già dalla mattina un gruppo di militanti si era raccolto davanti al carcere di Regina Coeli in segno di solidarietà con i fermati. Sempre in mattinata c'è stato un nuovo sgombero a Roma, il quinto dall'inizio di aprile. L'operazione è stata preceduta da cariche delle forze dell'ordine, motivate, secondo la Questura di Roma, dal tentativo dei manifestanti di introdursi in un mezzo della polizia. I senza casa, tra le altre cose, contestano l'articolo 5 del nuovo piano casa che da un lato vieta a chi occupa di stipulare contratti per le utenze di acqua, luce e gas, ma soprattutto impedisce che si possa avere la residenza nei locali occupati e chi non ha la residenza perde diritti civili e sociali, non vota, non ha accesso alla scuola pubblica, al servizio sanitario nazionale e se straniero non può chiedere un permesso di soggiorno. Nel palazzo sgomberato abitavano tra italiani e stranieri 200 famiglie con 70 minori che ora dovranno trovarsi un nuovo tetto.